Del gruppo della Lega Nord. Inizio il mio intervento. Signor Presidente, colleghi, Ministro, parto subito con il ringraziare anche a nome della collega Comaroli il Vice Ministro Morando, il Presidente di Commissione Tonini, che non vedo, i relatori e soprattutto gli uffici per la mole di lavoro svolto nelle tante sedute della bilancio. Sedute, diciamolo, molte delle quali sono state poco produttive visto che la maggioranza, abusando del senso di responsabilità delle opposizioni, è stata impegnatissima a mercanteggiare emendamenti, spesso litigando al proprio interno. Emblematica è stata l'ultima seduta terminata alle 5 di notte, quella del saccheggio, dove sono stati approvati a raffica decine di marchette. Questa è l'ultima manovra della legislatura. È tempo di bilanci delle politiche di questa maggioranza sempre più dilaniata da scontri interni. Le cose non vanno affatto bene per il nostro Paese e questo nonostante il contesto europeo e mondiale favorevole. Noi cresciamo poco e in misura molto minore rispetto agli altri Paesi europei. Anche il divario tra la nostra disoccupazione e la media UE aumenta. Il nostro debito a settembre è al livello stellare, con 2.284 miliardi. Siamo in difficoltà e lo confermano i magri numeri della legge di bilancio, pari a 20,4 miliardi, dei quali tre quarti sono impiegati per neutralizzare le clausole di salvaguardia introdotte dal governo Monti, per evitare, ma lo sottolineo solo per il 2018, un catastrofico aumento dell'IVA. Rimane poco per il resto, pochi nuovi investimenti, poche le misure per la crescita, per il contrasto alla povertà e per il sostegno alle famiglie. E poi la manovra è in deficit, visto che è coperta per oltre il 50% con 11 miliardi di nuovo debito. Le cose non vanno bene e lo sanno bene i cittadini al di là delle favolette raccontate da Gentiloni e da Padoan. Lo sanno i 7,5 milioni di italiani in stato di deprivazione, di cui 4,5 in povertà assoluta. Lo sanno gli italiani che rinunciano alle cure perché non hanno i soldi per medicine ed esami. Lo sanno i tanti precari e i disoccupati, soprattutto giovani, che non trovano lavoro perché sempre più attività economiche chiudono per la crisi. Lo sanno i tantissimi italiani, oltre 120.000 all'anno, in gran parte giovani diplomati e laureati, che non vedono prospettive in questo Paese, preferiscono emigrare all'estero, magari a fare i camerieri a Londra o a Parigi. Sì, questa manovra è negativa, è inefficace e non risolve i problemi reali del Paese. Innanzitutto rinviate alla Camera tante questioni cruciali, come la riforma delle agenzie fiscali, sia per problemi tecnici ma soprattutto politici. Rinviate questioni importanti riguardanti gli enti territoriali, prolungandone per loro l'incertezza, come per le regioni ordinarie, come per i comuni che sono sempre più in difficoltà e soprattutto per le province che sono sempre più sull'orlo del default per l'irresponsabile riforma del Rio. Innalzate ancora la spesa stabilizzando altro personale del pubblico impiego, oppure dando incentivi a pioggia senza alcun criterio meritocratico. Così, mentre spendiamo 5 miliardi all'anno per accogliere clandestini, restano poche risorse per gli interventi pensionistici, per il sostegno alla famiglia, per i risparmiatori truffati, inezie per il comparto difesa e sicurezza. E così ai nostri uomini in divisa non pagate nemmeno gli straordinari. Evitate l'aumento dell'età pensionabile a meno di 15.000 persone appartenenti a categorie usuranti, ma ancora per colpa della maledetta legge Fornero, dal 2019 innalzate a 67 anni il pensionamento di vecchiaia e condannate la gran parte dei lavoratori a sgobbare per altri 5 mesi in più. Insomma, sempre più vecchi a godere il meritato riposo, dopo tanti anni di sudato lavoro, mentre i giovani rimangono a casa perché non trovano il lavoro. Al Vice Ministro Morando, che non vedo, che nella replica ci ha provocato, dico che la Lega ha e come presentato emendamenti per cristallizzare l'incremento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita per tutti. Questo perché da sempre sosteniamo che la riforma Fornero, con l'innalzamento repentino, ha già inglobato gli aumenti dell'età pensionabile.
Abbiamo presentato emendamenti per ampliare le salvaguardie, insomma proposte per creare l'uscita flessibile dal lavoro, attenuare la rigidità della Fornero c'erano. Occorreva capirle, interpretarle, cosa che il governo sordo non ha fatto. Noi qui avremmo destinato i soldi che il governo preferisce invece spendere sull'immigrazione. Mentre Renzi, cara relatrice Zanoni che non vedo, è lui che è in perenne campagna elettorale, promette ancora gli 80 euro per le famiglie numerose e lo ricordo, lo fa dal 2014, di fronte all'allarme natalità non fate nulla per colmare sul territorio la carenza degli asili nido e inoltre dimezzate il bonus bebè prevedendolo non più triennale ma solo annuale con 40 euro al mese. Mentre per ogni clandestino spendiamo 38,25 euro al giorno. Una misura, quella del bonus bebè, insufficiente, che peraltro azzera il fondo di 100 milioni previsto per le misure di sostegno alle famiglie. Insomma, è il classico gioco delle tre carte. Continuate poi a beffarvi dei risparmiatori rovinati dai crack delle banche. Per salvare il Monte Paschi, la banca del Partito Democratico, in passato avete messo diversi miliardi di soldi pubblici. Per centinaia di migliaia di cittadini truffati, vi limitate invece ad istituire un fondo di ristoro con solo 50 milioni in 2 anni, con la beffa però che i cittadini che devono dimostrare di essere stati raggirati con un'assistenza passata in giudicato. Vuol dire che dovranno pagare avvocati, aspettare anni per ottenere forse un ristoro che potrebbe risultare irrisorio. E allora molti rinunceranno. Avete anche ignorato e tradito le aspettative delle attività economiche, soprattutto le piccole e medie imprese. Avete bocciato la cedolare secca per affitti di negozi e studi. Avete cambiato le regole del gioco, rinviando di 1 anno l'entrata in vigore dell'IRI, l'imposta di registro delle imprese. Questo comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale di 2 miliardi di euro, un danno enorme per 250.000 imprese che avevano già programmato la propria attività per il 2018. Avete impedito il riporto delle perdite per le imprese che applicano un nuovo regime di cassa, una grave penalizzazione per 2 milioni di imprese. Avete poi bocciato la proroga del Sistri, obbligando così le imprese dal 1 gennaio agli obblighi di un obsoleto ed inefficiente sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, con il forte rischio che le imprese, già oberate di burocrazia e tasse, incorrano in pesanti sanzioni. Mentre il Paese è in enorme difficoltà, vedo tante facce sorridenti tra i colleghi di maggioranza e anche qualcuno che fa pseudo-opposizione. Lo siete più per quanto avete portato a casa per voi stessi che per il bene comune. Contentini, molte marchette, poche le azioni strutturali di questa manovra. Non oso pensare cosa sarebbe successo se la web tax introdotta avesse portato gettito già a partire dal 2018, altro che assalto alla diligenza. E lo ripeto, tutto questo succede mentre voi sprecate 5 miliardi all'anno per mantenere 200.000 clandestini, sedicenti profughi, che non scappano da guerre e che si fanno beffa di noi, molti dei quali spacciano droghe ai nostri figli, altri sono dediti al traffico di prostitute, vengono beccati dalle nostre forze dell'ordine, denunciati e invece di essere espulsi, come un paese serio dovrebbe fare, continuano a scorazzare sul territorio. Mi avvio alle conclusioni. A questo punto non bisogna perdere altro tempo per staccare la spina a questa maggioranza inaffidabile. Peraltro la lettera dell'Europa prefigura la necessità a breve di una manovra correttiva di 3, 4, forse 5 miliardi a causa dei conti pubblici non in ordine, per responsabilità della politica di Renzi basata non su interventi strutturali, ma su bonus e sull'aumento del debito. Lascerete un paese con le macerie, come quelle presenti nelle zone terremotate del centro Italia e con le voragini nei conti pubblici. Questa è la vostra eredità fallimentare.
Pochi italiani vi rimpiangeranno alle prossime elezioni e in quella occasione la gran parte vi manderà a casa. Per tutti questi motivi il gruppo della Lega Nord voterà contro questa pessima legge di bilancio. Grazie. Senatore Nitrizzi, prego. Vuole la parola per sì, sul regolamento, Presidente. Prego.